Ha deciso di intraprendere una nuova strada e ha pubblicato il suo primo disco da solista, che si chiama Dura Madre. Sto parlando ovviamente di Eva, che è venuta qui a trovarci oggi. Ciao. Buongiorno, ciao. Ed è accompagnata da Max. Poi Ciao a tutti. dopo ci faranno ascoltare qualcosa anche dei loro brani, così ci daranno un assaggio di questo disco. Volentieri. Ecco, allora volevo chiederti questo. Com'è nata questa tua svolta da solista? Devo dire che è nata abbastanza casualmente, ovvero sicuramente dentro di me c'era la voglia di esprimere la mia creatività, però è partito tutto molto, in maniera molto spontanea, nel senso che ho iniziato a scrivere delle cose proprio perché avevo desiderio di esprimere appunto la mia creatività, avevo voglia di comporre dei brani e così ho fatto. Dopodiché ne ho raccolti un po', ho fatto vari provini, insomma ho registrato vari provini, ho fatto varie cose e ho iniziato a farli un po' ascoltare agli amici, tra cui Max e altri amici musicisti. E tutti devo dire che mi hanno spinto dicendomi che era del bel materiale e che effettivamente mi chiedevano perché non ne facessi un disco. Alla fine me lo sono chiesto anch'io, ho detto effettivamente perché non ci faccio un disco? E poi fortunosamente Max si è proposto come produttore di questo disco e mi ha detto, per me è stato anche molto bello il modo in cui mi ha proposto di questa collaborazione, perché mi ha detto appunto proviamo a produrre un paio di brani assieme, se poi ci troviamo continuiamo. Ci siamo trovati perché abbiamo fatto il disco. È Certo. stata un'ottima collaborazione. Ecco, tu che hai sentito per primo i suoi lavori, perché ti ha colpito così tanto? Perché me li canticchiavo anche dopo. Perché ti restavano? Sì, mi restavano. Ogni pezzo aveva qualcosa di catchy, cioè ti prendeva, Appiccicoso. comunque ti portava sempre a un nuovo ascolto, e questo vuol dire comunque sintomatico della funzionalità di un brano. Certo. Quindi è stato proprio questo che mi hanno subito attirato. Poi più in là abbiamo pensato come produrre, che suono dargli, Certo. insomma. Cose tecniche sono venute dopo, però il materiale che c'era, grezzo o non grezzo, comunque funzionava. Ovviamente. E c'è un pezzo preferito del disco? Tu hai un pezzo. Come per ogni mamma, tutti i figli sono pizza e core. No, Non so, beh. il primo che hai scritto? Il primo che ho scritto è Regina Veleno, che è il brano più vecchio in effetti di tutto il disco, che già era comparso in un altro disco, che è quello dei Radiophonic, ed era stato il primo singolo appunto del secondo album dei Radiophonic. E l'abbiamo poi l'ho voluto comunque inserire nel disco, l'abbiamo voluto comunque inserire perché Max aveva proposto come dire, una versione acustica che effettivamente rendeva molto bene anche la capacità che aveva questo brano di essere proprio una canzone e quindi di funzionare anche in acustico, anche se in realtà un po' tutti i brani hanno questa dote, fortunatamente si riescono effettivamente anche in acustico a far rendere. Ecco, musicalmente parlando, come lo descriveresti questo disco? Bah, è un disco, ecco, sicuramente eterogeneo, è un disco che ha chiariscuri e anche delle esplosioni invece di grande energia, quindi credo che sia estremamente vario. Musicalmente parlando, io ogni tanto lo definisco come rock elettronico, C'è un po' di post-wave. tutto. Sì, ci sono una serie di riferimenti che poi sono i miei, quelli del mio background, che guarda caso, molti dei quali guarda caso condividevo con Max e quindi è stato anche facile lavorare in questo senso al disco assieme. Sconfitta assicurata, tu mi piaci anche di più. Guai, sicuri una secchiata, tu catastrofe annunciata. Mi piacciono le sfide, sono un giocatore. Mi piacciono le sfide, poi mi piaci tu. Mi piacciono le sfide, sono un giocatore. E se finisce male, pago con il cuore. Tu
sei un fuoco artificiale. Tu mi fai tremare, tu mio amore criminale, tu sei da vietare. Mi piacciono le sfide, sono un giocatore. Mi piacciono le sfide, poi mi piaci tu, 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 tu. Mi piacciono le sfide, sono un giocatore. E se finisce male, pago con il cuore. Se finisce male, perdo con il cuore. Se finisce male, fingo con il cuore. Se finisce male, lascio senza cuore, senza cuore. Perdere tutto come un giocatore. O non rischiare niente per salvarsi il cuore. Mi piacciono le sfide, sono un giocatore. Mi piacciono le sfide, poi mi piaci tu, 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 tu. Mi piacciono le sfide, sono un giocatore. E se finisce male, pago con il cuore. Max Zanotti. Ecco, tuo passato che un po' ti perseguita, diciamo così. Oh. Perseguita fortunatamente no. Tra virgolette, dai. Diciamo che sono delle belle radici. Ecco, hai delle belle radici e non rinneghi niente, diciamo, di quello che hai fatto. No, ne sono estremamente fiera. Anche se comunque ogni tanto un'etichetta un po' pesante. No, allora, non è un'etichetta pesante. Mm. Sono fiera di ciò che ho fatto con i Prozac Più e di tutto quello che ho fatto prima un prezzo fonico in generale, in generale. E credo che abbiano fatto sì che io sia l'artista che sono oggi, la persona che sono oggi, quindi benvenga. Poi oltretutto effettivamente sono state tutte partecipazioni o comunque creazioni artistiche, insomma, di un certo profilo, certo. E di un certo successo, quindi ne sono sicuramente fiera. E può essere ingombrante nel momento in cui chi viene magari a vedere un mio concerto si aspetta di ascoltare qualcosa che appartiene al repertorio dei Prozac Più. Al passato, forse. Al passato, esatto. E questo, insomma, io lo dico sempre, siate sicuri che non farò mai niente, nessun brano dei Prozac Più dal vivo. Non esiste, insomma. Grandissimo rispetto per le cose dei Prozac, ma vanno fatte nel contesto giusto. Ecco, tu mi avevi detto che ti piacerebbe che il pubblico scoprisse di più di te, sì. Proprio riferito a quello sì, che stavi sì, appena sì. dicendo. Sì, non è facile. Ecco, infatti. Credi che in Italia il pubblico sia un po' abitudinario? Cioè si è abituato a sentire le stesse cose? Ecco, perché secondo te non hanno neanche la voglia di sperimentare? Ma ci sono diversi motivi. La situazione attuale, politica, economica, sociale, non aiuta sicuramente. Le persone non hanno tutto questo tempo effettivamente da dedicare. Chi di solito lo ha è... così come è sempre stato, sono i ragazzi molto giovani che ovviamente sono anche molto facilmente, come dire, facilmente prendibili, non mi viene il termine corretto, ma insomma, sì, facili da catturare, facilmente impressionabili, ecco, questo volevo dire. E la televisione spesso è un mezzo che li impressiona appunto più facilmente di tanti altri, quindi... Chi ha magari un ambito più live, come può essere il nostro, passa attraverso dei percorsi che sono un po' diversi. Quello che oggi funziona un sacco è l'hip hop e guarda caso i ragazzi giovani ascoltano l'hip hop, quindi è un po' più difficile, diciamo, arrivare al rock che in questo periodo. In questo periodo com'è lo stato di salute? Parliamone un attimo. Il stato di salute del rock è un po' così. Che dici? No, non comment, insomma, nessuna parola. Ho smesso di farmi domande, cerco sempre di fare le cose che mi piacciono e non mi pongo più il problema se piacerà ad altri. Mm. È finita l'epoca del vendersi a tutti i costi, perché comunque ti accettano nel momento in cui fai le cose che ti rappresentano. E vedo troppe cambi di camicia e cambi di vestiti per avere una buona opinione verso... il rock in generale oggi in Italia.
Per compiacere gli altri, diciamo. No, per cercare magari di vendersi, non più che di compiacersi, no? E quindi, ripeto, ho smesso di farmi domande e faccio solo quello che mi piace, punto. Tre, cinque, sei, sette volte che hai messo le mani su di me. Sei, sette, otto, nove le cose che non si dimenticano perché. Tre, cinque, sei, sette volte che ho chiuso gli occhi davanti a te, sei, sette, otto, nove le ferite aperte su di me, ci sono troppe storie che non voglio più riascoltare perché non fanno parte di me, non sono niente per me, cadono nuvole lontano da me. Tre, cinque, sei, sette volte che ho aperto gli occhi davanti a te. Sei, sette, otto, nove le mani che ho visto e non vedrò mai più perché ci sono solo 10 cose che sono importanti per me e fanno parte di me e sono parte di me e sono parte di me. E fanno parte di me, cadono nuvole, lontano da me, cadono nuvole, lontano da me, cadono nuvole, lontano da me. Cinque, sei, sette volte che, sei, sette, otto e nove, 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 cadono nuvole, lontano da me, cadono nuvole, lontano da me, cadono nuvole. Hai parlato prima anche delle difficoltà di questo momento, di tutto il paese. Immagino che anche per gli artisti non sia facile, ecco. Usare un eufemismo. Dal tuo punto di vista, quali sono le maggiori difficoltà che comunque si incontrano Ma in questo momento? Le difficoltà sono sicuramente tante. Tra le tante ci sono quelle che c'è grande... c'è una grande offerta di musica live, di artisti, di dischi e c'è invece una richiesta che è considerevolmente ridotta rispetto a quella che era molti anni fa. C'è meno sete di un certo tipo di musica in generale e quindi c'è anche meno richiesta. E quindi
tutta una serie di difficoltà che fa sì che appunto ci si rubi un po' le date l'un con gli altri, in qualche modo è un po' un safari sotto questo aspetto. Ovviamente poi non sto a parlare del fatto che i dischi non si vendono, perché quello ormai è un dato di fatto, i dischi li fai perché sono un biglietto da visita, ma insomma venderli è quasi un'utopia. Ecco, cosa pensi di internet, di tutti questi nuovi modi di diffondere, fruire la musica, dallo streaming, download? Ormai nuovi potremmo anche... Beh, ad esempio Spotify è arrivato da pochissimo. Sì, beh, di portare sì. Nuovi, sì, ok, quelli ne nascono effettivamente mille al giorno. Ma credo che, fondamentalmente credo che viviamo quest'epoca e quindi ci piaccia o non ci piaccia, questo è quello che ci è dato. Di conseguenza se ti tirano i limoni, fatti una limonata, si dice, no? Credo si debba adeguarsi. Ma onestamente la musica libera mi piace perché comunque ne puoi usufruire, è bello che circoli. Certo, bisognerebbe trovare il sistema per far sì che gli artisti possano effettivamente continuare a fare musica come un mestiere e non doverci accontentare magari di chi lo fa sempre con una qualità magari un pochino pressapochista, oppure chi lo fa sono poi, ne so, artisti che sono un po' costruiti a tavolino tante volte, dei famosi... famosi show che sono viene. Ma c'era un sociologo che 30 anni fa ha pubblicato un libro e spiegava come la grossa svolta non sarebbe stato il possesso, ma l'accessibilità. Oggi la musica è accessibile, certo. E questa è la grande funzionalità, è il grosso boom che ha avuto per esempio Spotify o lo streaming gratuito, era inevitabile, già 30 anni fa se ne parlava, però come ogni cosa azzardata magari si guarda in maniera un po' più distaccata, però la sfumatura tra il possesso e l'accessibilità è secondo me il grandissimo cambiamento che è stato inserito nella musica oggi. Ecco, volevo farti ancora un'ultima domanda su Extravolti, che è questa mostra a cui tu hai partecipato. Com'è stata questa esperienza nei panni di modella, quasi? Molto semplice, molto veloce, devo dire. Ti è piaciuto questo progetto? Sì, è molto bello. È un progetto molto, molto intelligente che approfondirò sicuramente, perché voglio vedere tutta la mostra completa e quindi voglio poterla guardare in maniera più attenta. Mi piace l'idea che ha avuto Davide Iodice, che appunto è il fotografo che l'ha realizzata. È sicuramente interessante il fatto di presentare degli artisti piuttosto che degli intellettuali, piuttosto che degli scienziati, comunque dei personaggi che tutti conosciamo con una certa immagine, e presentarli così fuori dall'etica di quell'immagine, no? Distorti. Fuori dagli schemi. Mi piace. Altri appuntamenti dove vi possono venire a vedere, così per seguirvi? Il 18 aprile saremo a Milano al Legend 54 e il 20 saremo a Bologna al Zona Roveri. E altro momento. Bene, intanto le più imminenti sono queste. Venite, mi raccomando, il live è bello, lei è bella, è brava. Quindi. Vi ringrazio. Sono bravi loro. Allora, vi ringrazio di essere stati grazie qui con noi. Grazie e a voi. Alla prossima. Ciao. Sei come io non sarò mai. Proprio come mi vorrei, tu sei. Hai occhi più belli dei miei, labbra come le vorrei, tu sei. Tu sei come mi vorrei. Tu sei dentro gli occhi miei. Tu sei come mi vorrei. Tu sei. Sei nascosta dentro di me.
dea invisibile, icona immobile. Sai confondere i pensieri e sei lucida immagine della mia follia. Tu sei come mi vorrei. Tu sei dentro gli occhi miei. Tu sei come mi vorrei. Gli occhi miei, tu sei come mi vorrei, tu sei.